Io sono Ilaria Mardocco, sono la vicepresidente dell'AMPI di Nichelino, provincia di Torino, e io sto con Eddy insieme a tante altre compagne e compagni dell'AMPI di Torino e non solo, perché Eddy è una donna che è stata molto coraggiosa, è andata a combattere per la libertà a supporto di popolazioni oppresse, e la risposta che lo Stato in questo momento sta dando è quella di ricorrere a una legge fascista che richiama normative che violano la libertà personale e la costringono a stare chiusa in casa in un momento in cui è ancora più complicato per tutti quanti. Oggi siamo qui davanti al tribunale in solidarietà ad Eddy, perché anche a noi sembra assurdo che uno Stato si metta a perseguitare una persona che ha messo a rischio la propria vita per sostenere un processo di rivoluzione democratico, femminista ed ecologista. Una persona che è andata a combattere l'ISIS, che tutti diciamo essere il terrorismo islamico che ci fa tanto paura, e poi chi veramente si mette in gioco per combatterlo torna nel nostro paese e viene trattato come criminale. Ciao Jacopo. Ciao. Sei qua oggi davanti al tribunale per l'udienza di appello di Eddy. Come ti senti rispetto a questo appello, rispetto a questa misura cautelare che Eddy ha avuto in prima istanza? Beh, allora, rispetto a questo appello, spero che i giudici del Tribunale per le misure di prevenzione del Tribunale di Torino in questa udienza rivedano la decisione precedentemente presa, perché la trovo assurda e ingiusta. Quindi questo è il mio auspicio per questa udienza. E appunto, come dicevo, sulla decisione già presa contro Eddy, e penso che sia inaccettabile, ingiusta, prima di tutto per il tipo di misura, cioè la sorveglianza speciale, per la quale Eddy non ha ricevuto nessuna accusa di aver commesso alcun reato per ottenerla, no? Per averla. Non è stato un processo, quindi sicuramente non è una misura che non fa parte di quello che dovrebbe essere il diritto costituzionale del nostro paese, quello della sorveglianza speciale, per come la vedo io. E in più, nel caso specifico, è perché di prima di tutto si era impegnata in Siria contro l'ISIS a fianco delle forze curde, e qua in Italia ha mantenuto un'attività a sostegno dei diritti delle donne, dei lavoratori e dell'ambiente, e in un qualche modo sono le cose che le stanno facendo pagare con questa misura. E siamo qui oggi con Eddy e per Eddy. Eddy è una nostra compagna, e una compagna con cui condividiamo molte lotte su questo territorio e con cui condividiamo fondamentalmente la lotta che lei ha portato avanti in Kurdistan. E la sosteniamo, siamo qua per darle il sostegno di non una di meno. Appunto, come diceva Ambra, lei è una nostra compagna, noi sosteniamo in pieno le scelte che ha fatto, siamo contente, per noi è preziosissima la sua esperienza, il racconto che ci ha fatto di come le donne lì si sono auto-organizzate e si difendono, per noi è più che mai prezioso e non è assolutamente socialmente pericoloso. Come mamme in piazza per la libertà di dissenso, siete qua in supporto di Eddy Marcucci. Come vivete questa misura cautelare per cui oggi c'è questa sentenza di appello? Allora, questa è qualcosa ancora di peggiore di una misura cautelare. Noi facciamo sempre un po' fatica a fare distinguo tra le varie misure che dà il tribunale. Questa è una misura del tribunale di sorveglianza che addebita a Eddy 2 anni di sorveglianza speciale. È una misura che si discute in tribunale, ma non è un processo, e leggendo un po' i fatti portati dalla polizia, dalla Digos, dalla questura, il tribunale decide che questa persona è pericolosa, indipendentemente da avere dei reati già imputati o da avere delle condanne. Eddy oggi è incensurata, non ha nessuna condanna a suo carico. Siamo qui con Roberta Lena, la madre di Eddy Marcucci. Come vive la misura cautelare nei confronti di sua figlia?
è una cosa, mi hanno tolto qualunque libertà, è una cosa ingiusta. Ovviamente una persona che ha combattuto l'ISIS e che si è esposta così tanto andava premiata forse, invece la stiamo trattando come una criminale, le stiamo togliendo ogni libertà, ma anche la possibilità di esprimere semplicemente la propria opinione. Quindi io mi auguro che oggi questa ingiustizia finisca. Quello che ha detto l'avvocato è che il giudice si è riservato fino a 40 giorni di tempo per decidere. Consideriamo che tra l'altro nelle precedenti fasi i giudici si erano riservati fino a 3 mesi per decidere. Dopodiché un'altra cosa che mi piace sottolineare è che nelle precedenti fasi in realtà noi abbiamo visto il timbro della cancelleria, la decisione del giudice presa il giorno stesso dell'udienza, e però comunque la polizia, la Digos l'ha notificata 3 mesi dopo. Per esempio quando c'era la vicenda del martirio di Lorenzo e del funerale di Lorenzo, che cadevano esattamente nel periodo in cui i giudici dovevano decidere, è stata una decisione della questura di Torino, chiaramente calibrata come sempre in maniera politica, con tutti i ragionamenti mediatici anche del caso, di far arrivare poi la notifica a orologeria quando hanno inciso loro. Quindi non possiamo prevedere quando sarà dato sapere la decisione di questo collegio d'appello del tribunale, che ricordo ancora per chi non lo sa non è il tribunale ordinario, è la sezione per le misure di prevenzione, che è appunto una sezione speciale che ovviamente non esiste solo il tribunale di Torino, esiste in tutti i tribunali italiani, e si occupa di queste 3 misure di prevenzione, che sono l'avvisorale, il piano di via e la sorveglianza speciale, che sono le 3 misure che nel 1956, quindi comunque all'epoca di Scelba, insomma sappiamo cosa significa, fu il modo in cui la Repubblica Italiana decise di conservare il confine fascista in una forma modificata, ma non sempre attenuata, dipende dai punti di vista, per certi aspetti poi anche resa persino peggiore nel corso degli anni, fino al 2011, in cui ancora una volta lo Stato italiano ha fatto delle modifiche e ha riconfermato che queste norme, che si basano sull'idea che una persona non debba essere processata sulla base dei codici penali e dei reati, sulla base di una cosa accaduta in passato, ma debba invece essere studiata nella sua personalità, ovviamente dalla polizia, e che quindi si possa fare da parte del tribunale un pronostico, una profezia, diciamo, su quello che sarà il suo comportamento futuro. Quindi questo è tipico, comunque, qualunque cosa se ne pensi, è tipico di un regime non democratico, neanche liberale, più simile dei regimi totalitari, in ogni caso che sia il fascismo ad aver introdotto queste cose.